www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Gentili visitatori di Castello Incantato, siamo in casa, ecco, di Nino Geraci, dove, ecco, è ospitata la nonnina Maria Schillaci, che proprio oggi compie 107 anni. Un appuntamento annuale ormai diventato irrinunciabile. Ecco, con noi c'è la signora, la nonnina, come si chiama? Schillaci Maria. Schillaci Maria, è nata quando? A Lucenco. Ecco, a Lucenco. Ma signori miei, ecco, carta canta, carta canta. Perché io ho il certificato di nascita che appunto dice che la signora nonnina è nata esattamente, ecco, il 12/2/1905. Ecco, come si chiamava suo papà? Toreggio si chiamava. Schillaci Salvatore. Schillaci. E sua mamma come si chiamava? Vullo Carmelo. Vullo Carmelo. Ma mi deve dire una cosa, quando si è sposata lei? Qui. Sì, proprio lei, quando si è sposata? A 19 anni. A 19 anni, esatto. E ricorda tutto. Quanti anni, ecco, è stato assieme a suo marito Giuseppe Calà? Ecco qua. È non lo può dire, ma glielo dico io. Sono 51 anni di vita matrimoniale. E lei l'ha fatto il conto della sua vedovanza? Vuol sapere quando morì papà? Sì, quale anno? Anno 1975. Ecco, per i visitatori di Castello Incantato diciamo che, ecco, accanto alla nonnina c'è la figliuola che si chiama? Carmela. Carmela. Quanti siete? Ecco, siete viventi quattro. Chi sono per gli altri? Giuseppe, Antonina e Giuseppina. Ecco. E chi? Ecco, ecco, il suggerimento è opportuno e c'è l'applauso dei volontari della Misericordia. E allora io le voglio fare, non la voglio stancare più, però una cosa me lo deve dire lei. A mattina che si mangia? Un latte con caffè. Un latte con caffè? E poi? A pasta a mezzogiorno. No. A pasta a mezzogiorno, quello sempre. E la sera cosa mangia? Zocchieghe. Zocchieghe. E per cos'è sto zocchieghe? Si mangia l'uovo, la nuva, qualsiasi cosa, la verdura. Ecco, una preghiera antica. Me la sa dire? Una preghiera. Una preghiera? Che si dice la sera quando si va a letto? Quale preghiera si dice? Come viene in testa? E quale ci viene in testa? Quale ci viene in testa? Tutti le santuzzi. Ecco, tutte le santuzzi. Ma per esempio? Gesù, Giuseppe e Maria. Che si dice sempre? Gesù, Giuseppe e Maria. Il mio cuore, l'arma mia. Ecco. Mi deve dire un'ultima cosa e chiudiamo. Una canzoncina, la sa cantare? Sa cantare, dice. Qual è la canzone che sa? Ecco, facciamogli cantare anche assieme a voi altri, ecco, così la facciamo cantare in... No, ma non si ricorda. Non si ricorda? Come? Preghiera, chi si ricorda?
Tu scendi dalle stelle. No, ah, quella non la sa. Non la sa. No. Oh bambino mio divino, che è di Natale, sa che è una cosa di Natale. Oh bambino mio divino, tu scendi dalle stelle. No, niente, la non si ricorda, ma ha tante cose da raccontare. Noi, ecco, di Castello Incantato, siamo venuti qui assieme ai volontari della Misericordia per formulare gli auguri più sinceri, ecco, di una vita ancora che dobbiamo, ecco, che non assosta, una vita che non assosta per la Signora. Schillaci Maria e lo tiene a precisare, ecco, che oggi ha compiuto quanti anni? Quanti anni fece? 107 anni. Diciamo anche che la signora Coffaro Maria. Maria Coffaro è la nipote che assieme agli altri familiari l'accudisce giornalmente e che non lo lascia neanche un istante. Buongiorno. Buongiorno. Le mani. Posso salutarla? Ciao. Posso salutarla? Bene. Io sono Filippo Misuraca. Sì. Un figlio di Bastiano, di Concetta. Ah, sì. Ecco, bene. Tanti auguri. Ah. Auguri. Grazie, grazie. Questo arriviamo a lei, così che lui trattiene. Come a posto? A posto. Grazie. Auguri. Va bene così. No, aspetta qua, questi sono i fiori del comune, avanti. Salvino, vieni qua. Al compleanno della nonnina Maria Schillaci, ecco, è intervenuta l'amministrazione comunale rappresentata dal vice sindaco Filippo Misuraca in assenza del sindaco Salvatore Calà in quanto convalescente. Al vice sindaco, ecco, diciamo, ecco, di far sentire la voce dell'amministrazione comunale per festeggiare i 107 anni della nonnina Maria Schillaci. Allora, ecco. Io a nome del sindaco, che purtroppo non è potuto partecipare, per la seconda volta sono onorato di tornare qua a festeggiare, questa volta 107 anni. L'anno scorso erano 106, ma vedo la zia Maria veramente meglio dall'anno scorso e io sono veramente contento di questo. Un po' meno la figlia, perché qualche acciacco ce l'ha, però siamo veramente contenti di essere qua tutti assieme per essere vicini alla signora Maria. Devo dire che quest'anno abbiamo delle sorprese, non solo io come amministrazione, il Presidente del Consiglio, ma sono venuti ad onorarla anche degli amici che stanno venendo da Niscemi, perché è venuto a conoscenza dell'età della signora Maria, che ormai sta diventando per noi un punto di riferimento importante. Sono venuti anche loro a festeggiarla, portando dei versi, che non solo sono i versi dell'amministrazione comunale che leggerà anche Salvina Sorge, ma anche gli amici di Niscemi leggeranno i loro versi. Allora, un augurio veramente attraverso me, attraverso l'assessore Nucera, attraverso Mario D'Amico, i consiglieri comunali, tutta la comunità di Mussomeli si stringe alla signora Maria e ci ridiamo appuntamento al prossimo anno a festeggiare 108 anni. Con un applauso. No, c'è la luce. Auguri a tutti. Grazie. E allora, visitatori di Castello Incantato, non potevano mancare i versi di Salvina Sorge, ecco, operatrice dei servizi sociali del comune di Mussomeli. Allora, 107° compleanno di nonna Maria. Anche quando a Mussomeli, con l'aiuto di cui governa il cielo, mezzo le feste di carnevale, si festeggia un compleanno che non aveva uguale. Come mamma è stata una rocca. Un applauso alla mamma.
siamo cata nonna, proprio doc. Perciò alla fine di Sturreto diventerà certamente un mito. Nella sua vita assai efficace, chi sta antenata delle schillaci, ora è riverita della famiglia Geraci. Un applauso alla famiglia. E che lucida e perfetta e ancora si consiglia di, e ancora si d'una consiglia per fare bene comportare le sue figlie. Anche se a volte la fanno stancare, le pronipotenti vuole sempre accarezzare e nelle chianate e nelle scennote e ha sempre l'aiuto delle nipote. Un applauso a tutti. Ora con grazia e gioia perenne onoriamo tutti sta 107enne, augurandoci che Nangiano con la presenta la fa passare nella leggenda e a sto punto con tanta allegria buon compleanno alla bisnonna Maria. L'amministrazione, Filippo firma per l'amministrazione. Filippo, deve firmare per l'amministrazione. Con piacere. Una penna. Mi aiuta? Ecco. Bene, un altro applauso. Signora. Di assistere a questa bellissima manifestazione rara. Vale la pena fare la fatica per incontrare una ultracentenaria che non so se si potrà verificare qualche altra volta. Io ho dedicato in versi una piccola relazione alla famiglia, alla signora. Come se fosse ella che parlasse in secondi tempi. Non appena appresa la rara e singolare notizia sull'articolo del giornalista RM, perché non ricordo il nome, Roberto Ristretta, del giornale di Sicilia, ho avvertito dentro di me tanta voglia e stupore per il qualificato contenuto dell'articolo, tanto da scaturire in me l'ispirazione poetica per formulare i più sentiti auguri in versi a questa rara centenaria, creatura ultracentenaria, la nonna più nonna e longeva della Sicilia. Maria Schillaci di Mussomeli, donna che ha attraversato tempi e periodi anche famelici, egli merita essere ricordata e festeggiata per i sacrifici, le sofferenze e di sicuro le angherie dei padroni di allora, latifondisti, marchesi, conti, baroni e tutti, i voscenza baciamani, aristocratici che padroneggiavano sui poveri cristi trattandoli come schiavi. Ma oggi, grazie alle nostre lotte pagate anche col sangue per l'uguaglianza e i diritti sociali, siamo riusciti a mandare via quella classe di dirigenti sanguisuga che speculavano nella povertà e nella miseria dei poveri lavoratori. La gioia e la commozione di questa memorabile serata trascorsa in compagnia di personaggi di alta cultura politica e l'onore politica del sindaco, primo cittadino di Mussomeli e altre autorità religiose e credo anche militari. Questa magnifica serata la porteremo nel cuore assieme ai migliori ricordi della nostra vita, con l'augurio che questi giorni possano essere ancora tanti, così per poterci regalare profonde emozioni come quelle di stasera. Bravo. Adesso la poesia in versi in ottava endecasillabe dedicati proprio a Ossia, le 107 anni della zia Schillaci Maria. Scrivo per la zia Schillaci Maria questo invernacolo, che oggi venimmo a festeggiare. C'è dentro queste versi in poesia, canta la storia di voler restare, sta donna di coraggio e di valia, 107 anni ha fatto sbucciare, la festeggiamo con tanta allegria, l'augurio di cuore ci venimmo a fare, ora zia Maria facemmo parlare e sentimmo chi doveva dire. A 107 anni hai arrivato, pure canta la vita hai soffruto, tempi tinti assai ne hai passato, guerre, malattie, pesti hai patuto.
con tutte le mie forze aiutato e sempre a Luciana è cresciuto. Le mie belle figlie ho allevato e con tanta dignità l'ho cresciuto. Ora, a 107 anni, ora a 107 anni io l'ho stato, ogni anno che passa un festeggiamento, mezzo amici l'ho parlato con gioia, amore e sentimento. Le vecchie anni ho coronato, e ne sono davvero contenta, la fine dell'amore ho conservato fino a che venne il triste momento. Ora, sta amici voglio ringraziare, che mi hanno rinnuto tanto onore, spero ancora che vai a incontrare con stasera con tanto amore. Quanto onore hai venuto, quanto onore mi hai venuto a dare, forestiere, sinno per vetture, chi sta presso me la mi portare, chi sta presso me la portare quando mi chiama il nostro Signore. Che si portava o sindaco? O sindaco? Grazie a tutti! Senza! Grazie al sindaco assai assai! Assai assai! Signora! Complimenti a 107! Vorrei che le nipote notassero. Le è piaciuta? Vorrei che le nipote notassero. O la farfalla del comune, eh? Bellissima! Bellissima! Maria Schillaci, ecco, dopo questi auguri che l'amministrazione comunale di Mussomeli attraverso il vice sindaco ecco, ha fatto, ecco, gli auguri dei volontari della misericordia, gli auguri dell'amico di Niscena, del poeta Giovanni Parisi. Avvocato. Ecco. E il socio, il professore Gaetano Groi. Ecco, vediamo se la zia Maria vuole dire qualche cosa per ringraziare ecco, i presenti che in questo momento l'hanno festeggiato. Che cosa ha da dire zia Maria? Emozionata, la nonnina è emozionata, ma sicuramente vuole ringraziare tutti quanti per l'affetto dimostrato. È vero, sì o no? Le sono piaciuti i fiori che le ha mandato il sindaco? Grazie, grazie. Senz'altro, il sindaco poi le ha già mandato gli auguri attraverso noi, ma attraverso Castello Incantato vedrà la sua voce che ringrazia il sindaco. E allora, prima di concludere ecco, questa ripresa video curata da Salvatore Favalta e per l'intervista da Carmelo Barba, io invito i presenti a fare gli auguri ancora con un applauso alla nonna Maria Schillaci. Auguri alla nonna Maria.